Just like that. Pronti per la puntata numero 39 del party virtuale. Domani facciamo il compleanno, la quarantesima, mamma mia, come corriamo. Alle ore 18, appuntamento a domicilio, vi portiamo i protagonisti del divertimento, oggi peraltro con una puntatona bomba, siamo molto molto carichi. Devo immediatamente salutare Irene Antonucci, la mia co-conduttrice. Ciao Irene! Ciao, buonasera a tutti e bentrovati. Sì, hai detto bene, siamo per arrivare anche noi alla quarantena, come programma, come parte virtuale, arriviamo anche noi alla quarantena. Ma ci terrei a salutare tutta la nostra squadra e al via con le presentazioni. Ciao ragazzi, un saluto da DJ Fede D, Postazione Audio. Ciao ragazzi, pronti per... anche oggi ci saranno le... performance digitale di Francesco Lopez. Francesco Lopez! E un saluto anche dalla postazione romagnola da Matteo Pando. Ciao a tutti, benvenuti a Party Virtuale. Eccoci di me, ci sono anch'io. Ciao ragazzi, io e la mia scuola virtuale. Ciao! Eccoci qua, io sono JC e anche oggi rivelerò delle J-Curiosity alquanto bizzarre. Hola hola, Gary Chaos qui col microfono oggi per disturbarvi sempre di più e con la mia rubrichetta finale. Ciao! Fare i complimenti alla nostra... il Manuelito, Latino, il DJ Anselmo Di Gesù, il Video Mix, lo strocchino dell'International Blog, DJ Mugo con tanto di orsacchione, eccolo qua, aspetta che faccio vedere il mosaico così lo inquadrate, capisci chi è. Eccolo ciao qua. Ragazzi, è il mio amico nuovo. Lo so, fai come Tom Hanks che si crea Wilson. Improbabile, esattamente. Allora siamo pronti per aprire la porta perché sta per entrare il primo ospitone di oggi. Ragazzi, direttamente da Rimini, uno tra i format più importanti a livello nazionale quando si parla di locali da ballo e non solo. Definito The Best Italian Party Team, hanno incominciato da Rimini fino ad occupare con il loro spettacolo tutte le migliori discoteche, i migliori club del nord e del centro Italia. Sono con noi i fondatori di tutto questo, oggi qua con noi a Party Virtuale. Tunga, benvenuti! Fantastiche atmosfere, quelle del Tunga, Savanna e Samu. Ciao ragazzi, benvenuti in party virtuale. Ciao. Come siete belli! Grazie! Mi sono messa un po' carina, dai! Mamma che gnocca la Savanna, mamma che gnocco! Samu, siete veramente molto belli, ci date molta allegria. Perché? Perché quando arriva il Tunga, ragazzi, la festa è impazza! Eh sì! Di solito sì, dai! È sempre così, anche voi avete un orsacchione alle spalle, no? Il nostro amico, sì! No, vedi, un amico condiviso. Ciao ragazzi, bentrovati. Ciao. Allora adesso racconteremo cosa fate voi, perché credo che vi conosco veramente quasi tutti, però comunque se ci fosse qualche distratto racconteremo la storia del Tunga, che è veramente una bellissima storia. Prima però dobbiamo aprire la porta perché c'è un altro big. Ragazzi, quando in Italia diciamo ore 13, diciamo per tanti pausa pranzo, ma per tanti altri invece ore 13 è un orario che significa ciao belli. Lui è uno degli speaker radiofonici più importanti d'Italia e tra l'altro anche appassionato di canoa, tanto da vincere il Guinness dei primati, e grande appassionato anche di astronomia.
È per noi un onore averlo ospite oggi a parte virtuale, direttamente da Ciao Belli e da Radio DJ, Roberto Ferrari. Vittorio, guarda, se tu ti iscrivi al mio ferro social andando su robertoferrari.tv, beh, scrivi, è gratis. Scrivimelo da qualche parte, perché io non mi ricordo. Guarda, seguendoti sarà pieno, ma dimmi la convenienza che ho a essere iscritto a un social di merda così. Innanzitutto tra soci ci si può telefonare gratis e videochiamare gratis, questa è già una cosa, e poi conosci un sacco di bella gente. Io voglio solo sapere una cosa, c'è della gnocca all'interno? C'è della gnocca? È pieno di gnocca, Vittorio. Ecco, allora se c'è la gnocca mi iscriverò. Sarò l'ennesima capra che si iscrive a Roberto Ferrari social tv. Esatto, bravissimo. robertoferrari.tv, bravo, brava capra ignorante. Grazie, grazie. E capra anche voi, siete tutti ignoranti. Roberto Ferrari, welcome! Ciao, qualche anno fa, era qualche anno fa, ragazzi. Robby, ma sei sempre te cose. Invece. Sono sempre io, sono sempre stato, che cerco un punto in cui non si veda il riflesso potentissimo del sole che bacia i belli. Dici dove stai andando? Bocca in giù, però, te lo dico, gli occhi non sono coperti. Aspetta, ecco, così, così, forse così. È che c'è un sole che picchia oggi qua in Ticino, a Lugano, che è fortissimo, fa un caldo pazzesco ed è riuscito per fare la spesa. Come tutti i giorni, almeno una volta al giorno, possiamo uscire e quindi insomma, mi avete beccato in macchina. Per noi è perfetto, perché così magari ci puoi fare anche un po' di spesa per noi, perché qua devi sapere che quando sta per partire il programma, se qualcuno si è messo anche un paio di ore prima in fila per fare la spesa, rischia di non arrivare. Ah, vero, perché ci sono delle code pazzesche in Italia, vero? Assolutamente, qua veramente la spesa diventa un lavoro. Un po' di meno, sì, lo so, insomma, speriamo di uscire presto da questo casino del coronavirus, del Covid, chiamalo come volete. Tra altre cose, saluto gli amici del Tunga, che so che sono dei bravissimi organizzatori, che anche loro avranno problemi in questo periodo, come tutti noi DJ, nel fare le nostre serate. Ho sentito dire che si parla di settembre, ma speriamo che si sbaglino. Però ci tengono sempre per ultimi a noi, ci tengono per ultimi. Mannaggia, ragazzi, veramente. Tra l'altro ci sono non anche di male. No, sì. Anzi, facciamo del bene. Assolutamente. Ci sono poi anche delle previsioni più pessimistiche, però noi continuiamo a fare le cose perché non le vogliamo sapere, non ci interessano. Intanto esatto, parliamo di cose belle. Io ringrazio Roberto per aver accettato questo invito. Mancherebbe, un piacere. È una bella visione, oggi siamo tanti, siamo belli e quindi pensiamo le cose positive, vero Franky? Assolutamente, noi poi siamo proprio la positività, nel senso che siamo un po' come Roberto Ferrari, abbiamo un raggio di sole che ci bagna, che anche bacia. Quando c'è magari il tettuccio dell'auto che ci copre, perché cerchiamo sempre di vedere la parte positiva della storia. Intanto sono preoccupato perché il DJ Bugo lo vedo orizzontale, cioè l'ho visto proprio in una posizione orizzontale. Bugo, che cosa hai combinato? Sei sdraiato? Franky, dopo aver fatto sport, bevo. Del vino, non so se è proprio mi sembra giusto. Migliore. Mi sono sbagliato, dai, perfetto. Ma solo per oggi. Perfetto per recuperare tutto lo sport che hai fatto, grande. Esatto. Un ottimo integratore, direi. A casa Tunga c'è del vino, perché vedo un beverone lì. Non è vino, è fragole vodka. C'è anche un po' di vodka. Tra l'altro all'interno del nostro format nel weekend, ogni venerdì, sabato e domenica, abbiamo sempre una rubrica con Manuel Circetti, che è il nostro barman ufficiale. Manuel Circetti, che è il nostro barman ufficiale e che, devo dire, ci dà sempre degli... Bisogna poi reperire quelli che sono gli ingredienti per poterlo fare il cocktail, però devo dire che è un grande, grande successo. Noi ci fermiamo per una pausa di 20 secondi, quello che ci permette Facebook, mandiamo una traccia e arriviamo subito. Inizia con la chitarra, si chiama Drinking. La regia è il nostro Guarda come se la ballano Samuel e Savanna. Ragazzi, avete voglia di ballare? Siete in astinenza? Noi siamo in crisi d'astinenza. Non dirlo a me, ragazzi. Non possiamo più. Bisogna fare in modo di coprire queste lacune. Tu, Roberto, come hai cambiato la tua giornata? È tutto stravolto?
Purtroppo sì, purtroppo sì. Andando in radio tutti i giorni come facevamo prima, ma facendo tutto da casa, diventa veramente a un certo punto un po' una palla, diciamoci la verità. Non perché si sta a casa, perché uno sta a casa starebbe sempre a casa, poi con mia moglie stiamo tranquillissimi, quindi una meraviglia, anzi, momenti che non ci goderemmo magari quando siamo sempre occupati. Però il problema è che siccome a noi il nostro lavoro ci piace, è come se ci togliesse un hobby, capito? Il nostro hobby preferito, e quindi c'è il ballare, il far ballare la gente, però della discoteca, il far ridere, quello lo facciamo, però non come quando lo facciamo solitamente. Quindi bisogna pazientare ancora un po', ma io vedo che la luce, a parte che bacia a me in questo momento, la luce in fondo al tunnel è vicina. Ma comunque nel tuo, parte del tuo lavoro comunque non ti è cambiato tanto, a parte avere lo spostamento della radio, però sì, cioè, sì. Comunque arrivavi alla gente prima anche tramite il mezzo che con cui continui ad arrivare, quindi sotto un certo aspetto sì, però tutto l'aspetto effettivamente contatto col pubblico, che è quello che poi ci fa anche stare bene, no? Però no, c'è da dire anche una cosa, che anche per noi il fatto di essere insieme nello studio, parlo di me e del DJ Angelo, di Claudio Lauretta, di Nicola Savino, di tutti i personaggi che fanno Ciao Belli, non è come stare ognuno a casa propria, hai capito? È proprio è il contatto fisico che manca per far sì che si scateni meglio il tutto, però vabbè, cerchiamo di portarla a casa in un certo modo. Poi pensa quando si potrà abbracciare Irene. Pensa quando potrò abbracciare Irene, che non riesco a cingere perché c'ha due. E Caos, no, Irene al momento non è disponibile, l'ho sostituita. Va bene uguale? Sì, sono la Fusco, anche io oggi ho portato un gadget, un amico speciale, ed è anche di legno, attenzione, cos'hai, apre anche lascia le stare. Ma che cos'è? Penso... Che cos'è? Beh. Non lo posso dire, vabbè, è una bottiglia, cioè nasce come apri bottiglia, però praticamente cioè questo da una parte apri bottiglia, dall'altra è un autoutilizzo, cioè, se volete qualche volta ve lo presto, è un cavatappe, è un cavatappe, diciamo, esatto, esattamente. Un cavatappe non è male, non è male. Va bene, allora abbiamo una rubrica che è molto short ma è molto efficace e fa parlare una delle nostre DJ di questo appuntamento, che è bella ed è anche molto divertente. JC sta per lanciarti i sonni, perché arriva il momento di... Arriva il momento di J Curiosity. Oggi la nostra JC, che fa parte della famiglia ormai da un po', ci parlerà di una curiosità sui cantanti e di una seconda curiosità sui nomi particolari. Vai JC! Ecco, appunto, come mi ha anticipato Sonny, oggi vi parlerò di una curiosità alquanto bizzarra che riguarda due artisti ineguagliabili, e stiamo parlando di Freddie Mercury e Michael Jackson. In pochi sanno che entrambi avevano una profonda stima reciproca. Quindi i due si incontrarono per la prima volta nella sontuosa residenza di Michael Jackson per registrare dei duetti insieme. Quindi niente, Freddie Mercury si reca appunto nella residenza di Michael Jackson, cominciano a registrare dei brani, dei duetti insieme, soltanto che Michael Jackson aveva questo animale domestico comunissimo, un lama di nome Louie. Quindi se lo portava ovunque, se lo porta anche in studio. A un certo punto Freddie Mercury, dopo schiribizzo, chiama il suo manager e gli dice: Miami, vienimi subito a prendere, perché io qua non ci sto un minuto in più, sto registrando con un lama di fianco. Così si interruppero i rapporti tra i due e non sono mai state pubblicate queste tracce, pensate. Ma sai cos'è che lui si offese? Perché il lama aveva i denti più grossi dei suoi, no? No? No, il lama sputa, sputava, allora... La sapevi questa cosa, Roberto, del Louie Lama che ha bloccato la produzione di questi duetti impareggiabili? Sembra una fake news, sinceramente, sai che sto parlando molto. No, non è una fake news, no, invece, no, ci mancherebbe. È una notizia reale,
Ho detto sembra. No, certo. Non è una fake news invece, perché sono stati proprio Brian May e Roger Taylor, dopo 30 anni hanno avuto accesso a questi vocal che hanno registrato e hanno prodotto le tracce che adesso sono uscite, quindi si possono ascoltare. Canta il lama, ovviamente. Che non l'ha chiamato da Lyle? Siete appassionati, Samu, Savannah, di questi due artisti immensi, Freddie Mercury e Michael Jackson? Tantissimo. Direi di sì. Io poi che sono ballerina, ciao, mi perdo proprio. La Savannah, ragazzi, anche... dopo ve la faremo vedere ancora insieme a Samu in azione, perché vale davvero la pena. Andiamo con la seconda curiosity. Allora, la seconda curiosità riguarda i nomi d'arte, cioè spessissimo noi artisti utilizziamo nomi d'arte, a volte per puro piacere, ma in questo caso è stato strettamente necessario ed è il caso di Akon, perché Akon realmente si chiama Aluane Dalama Bunga Timi Bongo Puru Naka Lululu Badara Akon Tiam. Cioè... Pensa come devi fare il documento, non gli passa più, cioè, però è una roba lunghissima. Però Akon c'è dentro il nome, no? Akon c'è, sì. Ma credo che ci sia qualsiasi cosa dentro quel nome, ci sarà anche Roberto Ferrari, anche Frankie, anche Sony, se vai a vedere. Ho parlato uno tra i tanti. Bellissimo, una casa legge e curiosity. Ragazzi, voglio vedere la tesserina del codice fiscale di questo. esatto. Belle, belle, ci sono piaciute, brava Jessica, grande, della nostra family. Noi andiamo a vederci un piccolo clip che Lopez ha preparato e poi ritorniamo in studio per parlare con Roberto Ferrari di Ciao Belli, Radio DJ, e con il Tunga, Savannah e Samu. Sì, devo dire che è la mia prima passione, infatti ho scritto anche un libro che si chiamava Volevo fare l'astronauta, invece ho fatto il DJ, e quindi è la passione che avevo da piccolino. Io disegnavo razzi, capito? Nel senso, quando ero piccolino a scuola facevo tutti i razzi, perché io sono nato nel 65, nella piena epoca delle missioni Apollo, e quindi continuavo a vedere in televisione la preparazione della Russia e gli Stati Uniti che lottavano perché arrivava per primo sulla Luna. Ovviamente c'era la missione Apollo, che era quella più vista, quella degli americani, perché quegli altri non facevano vedere niente, e sono quelli che poi sono arrivati per primi nello spazio e sulla Luna. Quindi diciamo che io ero attratto da questa mia passione, che era lo spazio, appunto, e praticamente da lì è nata questa mia passione poi di diventare un astronauta vero e proprio. Cosa che non sono ancora riuscito a fare, perché comunque costa 20 milioni di dollari andare nello spazio. Caspita! Spero e cerco di farlo quando ci saranno i last minute. Anche se adesso, vi do questa notizia, non so se avete letto, parte la prima missione spaziale privata. Prima missione spaziale privata con Elon Musk. E parte adesso a maggio, e dovrebbe essere il 22 o il 27 di maggio.
alla moda e porterà due astronauti per la prima volta dopo quello che è successo allo shuttle, quindi dopo il blocco delle missioni spaziali, porterà due astronauti americani per la prima volta nello spazio, sulla stazione spaziale, senza l'utilizzo di una navicella russa, ma comunque questa navicella nuova, che è una navicella però privata, non che va è elettrica. No, non è elettrica. Tra l'altro dicono che lì non ci siano neanche problemi di coronavirus, nella navicella è tutto a posto, insomma. Lì, no, lì per forza, lì fai la quarantena, lì ti blocchi, non è che puoi andare sulla navicella così senza... però se uno ce l'ha, che questa notizia lì tutto, non, no, è tutto fluttuante. Penso che potrebbe... nello spazio sia l'unico posto tranquillo dove non c'è proprio nessun tipo di problema, però fa anche un po' freddino. Fusco, anche tu sei un'appassionata di razzi, da che io... Sì, io da quando ero piccolina tenevo proprio questa passione, i razzi, cioè proprio i razzi, cioè, non puoi capire, c'è una cosa incredibile. Infatti oggi io stavo a ballare con i razzi, oggi mi sono preparata pure un outfit particolare, vi faccio vedere. No, vedi che scarpe sobrie che oggi mi sono portata. Mi piace, sono carine. Sono bellissime, amore. Sono proprio spaziali, proprio per andare con i razzi, perché io ballo pure con i razzi. Sapevi che mi chiamavo la soubrettina? Io ballavo in mambo con queste scarpe proprio mentre pensavo ai razzi. Proprio razzi, razzi. Ma anch'io ho fatto una ricerca su internet razzi, solo che ho sbagliato a cliccare, mi è venuto fuori Rocco Siffredi. Ma pensavo razzi. Il politico, c'è il politico. Politico, esatto. Grazie. Quello viene fuori da ogni ricerca. Voglio farmi raccontare un po' di cose del Tunga, ma prima abbiamo un piccolo stacchetto musicale. Federico Di Gesù, facci sentire qualcosa. Somebody who loves me. Mosaico, siete tutti inquadrati, ragazzi. Questa è molto carica, abbiamo bisogno delle mani alzate, proprio perché si chiama I Wanna Dance With You. Quindi Houston, parte virtuale anche da casa. Sono arrivati per il Tunga da Luciano De Pietri, Savanne Samo Cuoricino, Alan Festi, scusate, Alan Festi che dice ciao Matte, e poi Alessandra Rossi, Samo te sei bello ma la Giada è l'amore mio, mi manchi. E ancora Alessandra Rossi, ciao. Poi un saluto da Grace, la ballerina che è tanto mia amica e anche amica vostra, anzi credo che faccia delle cose con voi. Maria va con Dio che ci saluta, e ancora Paola Valenti, sono tutti ascoltatori che sono anche spettatori. Io voglio fare delle serate con gli amici del Tunga appena riparte tutto, L'ho chiesto anch'io, Roberto, vediamo se ci facciamo ingaggiare con tutto il party virtuale. Chiediamo a Samu, che è lui che è lì al potere, eh? Samu, io voglio fare delle seratine con voi, perché ho visto delle cose bellissime, in locali stupendi. Grazie mille. L'impano è sempre il mio, non ti preoccupare. Dove nasce il Tunga? Facciamoci un po' raccontare da Samu e dalla Savanna. Allora, nasce 11 anni fa. La prima festa col nome Tunga, e tutto è nato nel privé del Cocoricò, un piccolo privé del Cocoricò. Io avevo già una certa clientela perché avevo un locale a Rimini sul lungomare, e quindi dal locale sono passato a fare questa festa, ma per pochi, proprio una festicciola privata, e da lì è partito. L'idea mi è piaciuta, ho lasciato il pub e ho continuato a costruire questo format, diciamo, che è un format costruito da persone, fondamentalmente artisti, giocolieri, ballerini, cantanti, tantissime drag queen. E quindi ho messo insieme tanti artisti e ho creato uno spettacolo che potesse entrare nei meccanismi di una serata in discoteca. Diciamo che il Tunga non è la classica serata in discoteca dove si va solo per ballare. Uno può anche stare al bancone del bar e godersi lo spettacolo. Io sapevo che si andava per fare i selfie adesso in discoteca, non per ballare, però... Non alla serata, alla loro serata, perché hanno qualcosa. Loro sono veramente bravissimi, cioè hanno delle serate che hanno dei contenuti, ma hanno una preparazione dietro, perché io conosco tante persone che lavorano con loro, che
sono veramente meticolose, cioè, ma viene fuori un impatto che è veramente bellissimo. Savannah, io l'ho conosciuta come ballerina insieme a Samu all'Aquafan, perché sono venuti un po' di anni fa e abbiamo avuto una stagione che avevamo, cos'era pure Savannah, l'aperitivo Crodino forse? L'aperitivo del Crodino, sì. Sì, sì, lavoravamo per il Crodino. Ed era bellissimo perché veniva fatta, non so se conoscete bene l'Aquafan, nella discoteca Aquarius. Beh, io un pochino sì, diciamo. Sì. Roberto, noi non ci siamo mai incontrati in Aquafan perché forse non abbiamo avuto gli anni coincidenti, però tu sei venuto tanto tempo là. Sì, no, poi volevo fare i complimenti a loro perché, allora, ne parlavo l'altra sera con Marchi. L'animazione, secondo me, adesso o la fai come la fanno loro, o la classica animazione con i due cubisti, tre cubisti, roba del genere, secondo me ormai è finita, cioè nel senso, o fai una cosa seria, fatta bene, figa, con delle idee, o se no alla fine è un po' come tornare indietro nel tempo, no? Nel senso, si è visto anche un po' di tutto, quindi non è neanche facilissimo, quindi c'è realtà che reggono bene con queste cose qui, insomma, vuol dire che sono bravi, ecco. Ragazzi, quello che fanno loro non si è visto. Vi faccio vedere un piccolo contributo di qualcosa che il nostro DJ Lopez ha preparato per farvi gustare un po' di tunga anche al party virtuale da casa con il popcorn. Savannah, un applauso! Che bello vedere la Savannah che balla! Savannah, dov'era qua? Qual era la location? Perché poi il Tunga in realtà è andato un po' in giro in tutta Italia, no? Qui eravamo all'Altro Mondo nel privé, però. Era un'esibizione nel privé dell'Altro Mondo, studio a Rimini. Siete passati da Bologna? Sì, a Bologna lavoriamo a Red e sì, a Rimini siamo fissi all'Altro Mondo noi da ormai 5 anni. È bello l'Altro Mondo, molto bello. Sì, direi che è il locale migliore che c'è in zona. Io ne ho fatti un po' tutti, il Prince piuttosto che... Anche noi, anche noi. Mi manca il Cocorico, ma perché io non sono da Cocorico, ecco, diciamo. Roberto era un cocorico diverso, cioè nel senso lì era comunque una serata che era il Tunga, in quella struttura bellissima del cocorico. Sì, assolutamente sì, molto 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 bella. Roberto, invece la casa estiva di DJ è sicuramente l'Aquafan di Riccione, insomma, assolutamente sì, assolutamente sì. E diciamo che è da sempre Riccione la meta del divertimento, anche se adesso DJ fin da quando è nata con Claudio Cecchetto, quindi diciamo che in fin dei conti è tutto lì. Ci sono altri bellissimi posti, adesso da qualche anno c'è anche Gallipoli, nulla togliere Gallipoli, ci mancherebbe altro. Certo. Quindi diciamo che però in Italia se parli di divertimento, di discoteche e di notti di ballo, è lì, il fulcro è lì, è l'Ibiza italiana, diciamo così, se vogliamo chiamarla così. È così, e devo dire che negli anni, adesso non è che voglio fare pubblicità all'Aquafan, ci mancherebbe, insomma è chiaro che è nel mio cuore, però negli anni Aquafan ha mantenuto quell'atmosfera particolare, quel senso di vacanza, quell'atmosfera proprio di divertimento, anche se forse il parco acquatico non è più qualcosa di attualissimo, e lì DJ ovviamente è la voce di Aquafan, perché da sempre la conta. Bene, allora
Allora, noi abbiamo bisogno di dirci qualcosa, forse esatto, fare un lancio? Fare un lancio giù proprio dalla finestra, Franky, no. Vuoi lanciare giù? No, non farlo, oddio, forse però ci aumenterebbero le visualizzazioni, possiamo anche provare. Dai, adesso, altro, vai. Ogni scusa va bene per uscire di casa. Comunque no, a parte gli scherzi, sono le 18.35 ed è il weekend, quindi queste cose coincidono con il nostro Manuel Bartender e ci spiegherà l'aperitivo di oggi cosa consiste. Vai Manuel! Oh, Manuel, è arrivato il momento! Con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un altro margarita, ah, guarda come sei cambiato. Non se l'aspettava, non se l'aspettava Manuel, che gli abbiamo costruito anche una sigletta ad hoc proprio per lui. Manuel, come stai? Bene, ciao! Eccoti qua, guarda che ti metto a schermo intero, che bella location. Fantastico. Dove ti trovi? Lui, porta il ghiaccio fuori. Manuel è sempre fresco, ma oggi è particolarmente fresco. Infatti io già sono pronta con il bicchiere in mano, vedi, fantastico. Ha preparato il cartello, questo back dietro molto colorato. Quanto ci piace, che bello, arriva il weekend, arriva Manuel. Manuel, cosa ci hai preparato oggi? Oggi mi ho preparato un grandissimo drink. Arrivo, prendo il ghiaccio e poi arrivo. Sì, intanto sai cosa faccio fare, Manu? Faccio mandare da Lopez gli ingredienti, così a casa controllano se hanno tutto e lo possono preparare. Gli ingredienti del cocktail di oggi sono Martini Pleasure. Questo è il nome. Sì, Martini Pleasure, scusa, è il nome del cocktail, chiedo scusa. Abbiamo il vermouth bianco, il tè verde, sì. Le foglie di menta, 5. La rondella di limone, cioè la rondellina, e la tecnica è il build, giusto? Il build, sì, direttamente nel bicchiere. Qua si capisce che io non so niente per la cosa che io faccio build. Oggi, sì? Prima cosa volevo salutare Roberto Ferrari, che è un onore conoscerlo. Ciao. Grazie, grazie, è un piacere mio. Grazie, grazie mille. Ma saluta anche i ragazzi del Tunga, se no poi quando li vedi in giro, quelli non ti prendono da bere. Scusatemi, ragazzi, alla grande. Ah, beh, loro io li ho seguiti. Quando venivano qua al Verdi, hanno fatto, giusto? Sì. Stasera, spettacolo, spettacolo, ricordo. Che bene, eravamo al Teatro Verdi. Sì. Teatro Verdi, che è una location fantastica, un teatro che è stato trasformato in un disco ristorante, tra virgolette, no? È bellissimo. Sì, è molto bello. Ma okay. Prima di iniziare, Manuel, ti posso fare una domanda? Perché sai, io scorgo sempre il particolare, cioè proprio una cosa innata che c'ho. Ma come mai hashtag Dai Leoni? C'è un motivo specifico? Sì, Dai Leoni è, diciamo, un mio format, un modo per non mollare. Sempre anche quando mi alleno, quando incito i miei ragazzi, sia nel lavoro, sia nel gioco di squadra e tra amici. E anche ora come ora, no? E anche un mood di vita, no? In questo momento poi. Ragazzi, e quindi, vedi, c'era un motivo specifico. Devi sapere, Irene, che Manuel è il leone del bar. I suoi cocktail sono i cocktail dei leoni, cioè di quelli che vogliono sbranare la serata. Questa è la filosofia di Manuel. Che non mi piace, miau! È molto creativo. Pensa che noi abbiamo parlato di un progetto che adesso non anticiperò, però lui ha delle idee che veramente vanno fuori dagli schemi. A me piacciono un sacco. Altro, io sono dire... leone come segno zodiacale, sono del leone, quindi vi capisco. Allora puoi stare dentro la confezione, nel contenitore. Vai Manuel, parti pure. Manuel, schemami tutta, vai. Ok, ragazzi, questo drink l'ho voluto trasformare in sharing, quindi sharing vuol dire un drink da condividere. Quindi lo facciamo in una caraffa, un recipiente. È un drink meraviglioso, fresco. Io l'ho fatto con martini bianco, un vermouth bianco, quello che volete. Quindi possiamo mettere la capienza del vostro recipiente, due terzi. Lo faccio per tre persone. Bene, Ok, di vermouth bianco. Poi, tè verde leggermente zuccherato. Ok. Questo è fatto, non è, immagino, quello comprato sì, in bottiglia? Sì, ragazzi, abbiamo tutti quanti delle bustine di tè verde, oppure le prendiamo al supermercato. Ok, infusione, mezzo litro alla faccia, quanto te ne bevi? Menta, ragazzi, no, mezzo litro un po' troppo. Questo è un cocktail che io adoro berlo con gli amici l'aperitivo del pranzo, no? O sei in piscina, in un giardino, a sgardellare della salsiccia.
È fantastico. Perché, Roberto, perché Leoni mangia la salsiccia. Tra l'altro, saputa di questa rubrica è arrivato mio figlio, che è interessantissimo. L'ho visto, saluto tuo figlio, ciao. Ciao, allora, piccolo gay. Ciao. Non ci ho capito niente. Ancora, vabbè, adesso. Allora, scusate ragazzi, oggi vi sento un pochettino così. Comunque, ti sentiamo bene noi, non ti preoccupare, vai pur dritto. Di ghiaccio, anche il nostro bicchiere, o quello che vogliamo. E poi il drink è veramente pronto, possiamo correggerlo ancora. Io l'ho finito con una bustina di tè verde come guarnizione, lo vedete? Bello! Cacchio, ma anche il bicchiere, oh, è interessante. No, questa è una caraffina, una caraffa. Ah, una caraffa. Beh, certo, con mezzo litro di vermouth è ovvio che ci vuole la caraffa. E poi lo andiamo a versare nel nostro bicchiere. E piena. Ecco, vedi che anch'io non so di cocktail, pensavo fosse già il bicchiere. Leggerissimo. Fogliolina di menta. Ragazzi, finito. Semplice, fresco. Oh. Io... Bello, bello. Irene si è fatta inebriare da questo cocktail. Mi piace, Irene? Perché mi sono messa un paio di pantaloni molto sobri, guarda. Ma questa allora è Lisa, non è Irene? E no, oh. Irene Antonucci Fusco è un mix, sai, voi siete DJ eppure io faccio mix e non fare quei movimenti che balla tutto lì, non fa niente, facciamo audience, vai, allora vai. Intanto Irene, io ho il mio cocktail personalizzato, grazie Manu, è mio quello lì, DJ Jans. Bene, allora sì, personale, cioè il mio che mi ha fatto ieri è mio quello lì, va bene, abbiamo capito Hans che se il cocktail è tuo personale vuol dire che tu ci vai giù di brutto con mezzo litro, abbiamo capito, grazie, esatto. Bene, allora andiamo immediatamente a vedere un contributo video, grazie Manuel, è stato molto molto interessante il nostro momento del virtual cocktail, vediamo cosa ci propone Lopez. Allora, questo messaggio è per il mio amico Antonio Rossi. Ciao Antonio, noto campione di canottaggio, non c'è bisogno che ti dica, dica che cosa ha fatto nel passato lui, perché lo sanno tutti. Allora, caro Antonio, il 13 di giugno di quest'anno io festeggerò 50 anni e io ti sfido in canoa in una maratona di 42 km sul lago di Lugano. Voglio vedere se hai il coraggio di battermi, di provare a battermi, insomma, perché io... sul Guinness dei primati nel 97 ho girato in tondo a Lido Scalo per 24 ore, ho battuto il record di un sudafricano, quindi a questo punto voglio battere te Antonio. 13-14 giugno ti aspetto a Lugano, vediamo se hai coraggio di rispondermi e di venire sul lago con me. Com'è finita questa sfida? No, poi non l'abbiamo più fatta, ragazzi. È saltata? Perché... ma no, che... perché lui non ha accettato. Lui ha accettato, e come Antonio, un amico che mi ha sostenuto quando nel lontano, ormai 1997, feci quel record all'Idroscalo di Milano. Ma perché non siamo più riusciti a organizzare una maratona qua sul lago di Lugano per motivi organizzativi. Non è detto che non la faremo più avanti, ci mancherebbe altro. Invito tutti gli amici del Tunga, poi a fare Madonna, ma sei sportivissimo, ma fai veramente tutti quei chilometri? Ah, io li ho fatti, ho fatto 222 chilometri, 858 metri in 23 ore e mezza. Anch'io in motorino, sì. Anche motorino, Gary. Motorino. Già in motorino sono tanti. Sì, ma nelle stesse, con lo stesso tempo, in 22 ore e mezza. E questa è la cosa preoccupante, perlomeno preoccupante. Sì. Voi, Savanna, il vostro sport è ballare, però dietro bisogna anche avere tanto tempo di preparazione, quindi allenamento, no? Sì, guarda, di base io sono un istruttore di fitness, più che ballerino, e come me all'interno dello staff siamo parecchi sportivi, è fondamentale, perché sembra un lavoro di divertimento, ma è un lavoro di forza e resistenza. Certo, se non c'hai il fisico non puoi farlo, ragazzi. Uno dice, oh che bello stare sul palco, ma stiamo sul palco anche 5-6 ore, quindi sembra tutto bello, ma c'è una bella preparazione. Infatti grazie prima, tutti i complimenti, ma è un lavoro per noi. Le ragazze si allenano praticamente tutti i giorni.
tra sono molto molto brave. Peraltro nella tua squadra sono passate tante ballerine, tante aqua dancer, perché te sei sempre tanti anche aqua dancer, sei sempre molto attento a tenere larga la famiglia, no? Sì, la collaborazione. Diciamo che ho sempre strizzato l'occhio all'Aquafan. Sì, perché ho deciso di fare DJ, almeno non si fa un cazzo, perché questa guarda, quasi fanno un culo, ragazzi. Oh, ma come fanno? Ma scherzi, no? Ma veramente, Ma ragazzi, complimenti, no? Perché insomma, ci vuole tanta preparazione. È meglio far ballare che ballare, dite. Beh, sì, assolutamente. Tutti e due. Bisogna vedere da che punto di vista si vede. Basta un dito. Concordo. Voglio chiedere una cosa a Samu e alla Savanna. Quanti siete all'interno del Tunga? Cioè, si può fare un numero? Cioè, fai quanti? Perché siete in tantissimi, cioè, la famiglia è molto larga. Allora, guarda, siamo in 47 come gruppo Tunga. Quindi, ma ti parlo di tutto, che può essere un truccatore, un semplice cantante, o al di fuori di quelli che lavorano poi nei locali, perché all'inizio avevo anche uno staff di baristi, quando ero solo fissa a Cocorico. Poi dal momento che ci siamo staccati da Cocorico abbiamo fatto vita a sé, ho solo tenuto il gruppo dello spettacolo, diciamo. Ragazzi, ma 47, 40, cioè, è un numero pazzesco. È un'azienda, è un'azienda, ragazzi. Ah, sì, sì. È un'azienda, sì. Sono tutti singoli individui, ognuno con la sua caratteristica, e poi a seconda del luogo, della festa, del tema, vado a chiamare le singole, sono poi in tutta Italia. E tutti quando abbiamo dei problemi gli scriviamo in privato a lui e lui si esaurisce. Ce lo immaginiamo, Renato Pozzetto a questo punto direbbe, la Madonna! Di tanto di capello, chapeau e complimenti. Infatti, se proprio lo devo dire, questo mese, almeno mentalmente, mi sono riposato. Ma non è che ti scrivono per chiederti, poi ovviamente, come fare, cosa fare? Dalle ciglia finte dove si trovano, alla crisi col fidanzato, a non lo so, la crisi dei soldi, a papi, mi si è bucata una gomma della macchina, non so cambiarla. E te devi provvedere a tutto, praticamente. Cerco. Fortuna che, essendo così tanti, alla fine ci diamo una mano anche tra di noi, e questa è la cosa più bella. Manuel, sei mai stato a una serata del Tunga? Parlo con Manuel DJ, perché non l'ho ancora interpellato. Oggi è il nostro Manuelito, quello che si occupa delle sonorità più caraibiche. Ciao ragazzi. No, purtroppo non ho avuto il piacere di vedere questa bellissima famiglia. Penso, ho capito sicuramente che sono una grande, bellissima famiglia, tra altre cose dai piccoli video di presentazione. Di organizzazione con dei LED, tante attività, molto bello per variare anche nei locali, appunto il corso artistico, molto bello. Devo dire che Manuel mantiene un po' il nostro sapore della zona di Modena, perché lui è un DJ molto forte, bravissimo, preparatissimo, che fa le sue serate, e devo dire che quando interviene ha sempre ci fa sentire un po' la zona, è bellissimo, insomma. Lui è la nostra parte latina. Altra parte latina, è il sabor. Mugo, cosa hai messo in testa? Che ti vediamo conciato un po' strano. Ha una sorta di cappellino. Mugo è mutato, ma nel frattempo leggevo un pochino l'espressione degli occhi di Jay-Z, perché avendo fatto poi tante serate insieme, la conosco bene, riesco a interpretare il suo linguaggio non verbale. E lei effettivamente asseriva, perché poi comunque venendo anche lei da poi tour anche da Zarro Night, ha potuto calcare palcoscenici importanti, quindi sa bene, e abbiamo vissuto degli staff importanti, insomma, come quello del Tunga, dove veramente c'è dietro una preparazione, un allenamento giornaliero impressionante, quindi per questo dicevo tanto di cappello al loro lavoro. Assolutamente sì, io infatti sono completamente affascinata da questa puntata, perché vabbè, Roberto, averlo è veramente un onore, ma io non sono mai stata a una serata del Tunga e verrò sicuramente, perché cioè, deve essere qualcosa veramente di speciale. Complimenti. Si può fare una guest JC all'interno del Tunga? Guarda che lei a suonare è fortissima, eh? Guarda, io sono aperto a tutto. Quando ci faranno rilavorare... Il problema è quando, ragazzi? Ci perdiamo presto. È un po' così.
giustamente diceva Roberto, il problema è quando, però abbiamo detto quando? Noi siamo propositivi, nel frattempo cerchiamo di fare degli show tramite il web, perché insomma questo almeno si spera che non ce lo tolgano, poi non è la stessa cosa. Vabbè, ma c'è il pubblico sotto il balcone, Ugo. Provate a farlo qua in Svizzera, di Lisa Fusco. Come? Va in guerra, Mugo. Mugo, che cosa c'hai in testa? Ci stai un po' preoccupando con questo... Franky, perché faccio il fenomeno, no? Faccio sport aiuto, addominali, poi mi viene fuori tutta la cervicale e quindi mi devo coprire. Gli anni pesano. Devi sapere, Roberto, che Mugo è il re di Cesenatico. A Cesenatico no, non puoi Cesenatico fare una festa. È bellissimo. È molto bello. Bellissimo. Però mi piacere. È vero? Senti, ma... Senti, lo chiedo anche a te, ma la canzone famosa I furbi fanno il bagno a Cesenatico, chi la cantava? Io. La conosci, Mugo? Chi, sai che no, non la conosco neanche io? Non la conosco. Chi è? Ricordiamo il carretto della Fritto Misto insieme al DJ set, Mugo, perché insomma è caratteristico, no? Da Cesenatico con furore. Sì, lo ricordiamo ai nostri ospiti che magari hanno visto un dato. Mugo, si è inventato questo meccanismo che si chiama frit and roll, dico bene? Frit and roll, rock and roll, fritto e rock and roll. E c'è un suo amico che è stato ospite in programma, che ha questo banchetto che dà il pesce fritto e lui fa il DJ ovviamente al cartoccio, praticamente ogni tot di fritto puoi avere due canzoni gratis, è così più o meno, no? Più o meno sì. Com'è la situazione a Cesenatico adesso? Dunque, adesso siamo chiusi, però c'è tanta voglia di andare al mare e ti dirò che il mare è bellissimo adesso. Ci sono i delfini a mezzo chilometro. No, davvero i delfini? Hai detto bene, Mugo? Davvero, davvero, sì, giuro. Beh, ma io ricordo quando ero piccolo che i delfini andavano nel Porto Canale. Sì, c'era una vasca grande, delfini, le tartarughe, ma... Ma lui diceva forse che entravano dal mare dentro il Porto Canale. Li hanno portati, Franky. Poi dopo uno è morto e hanno smesso. Certo. No, davvero. Il crudo racconto del DJ Mugo sulla morte solo cose belle, solo cose belle. Ragazzi, però cosa vi devo dire? Se è così, è così. Forse l'hanno mangiato crudo e... Ha fatto il crudo, le grigliate, che da lui il fritto ci sta bene. Tanto c'è Lopez che ci sta facendo vedere qualcosa. La canzone di Roberto, sentiamola, del 1973. Eccola qua. Roberto, qua ci hai sorpreso, perché questa non la conosce, io non la conoscevo. Io neanche. Vedi che allora, se non la conosce lui di Cesenatico e la conosco io, senti, vuol dire che sono più vecchio di te allora, sono più vecchio di te. Ma no, magari semplicemente perché a volte a raccontare un posto particolare, non è detto che quel posto poi conosca... La persona che l'ha raccontato, Mugo, è mai girato a Cesenatico questa canzone? No, io non l'ho mai sentita. Forse se sentiamo con Mirko Casadei, forse. Ah sì, beh, Mirko lo salutiamo, Mircone, sì, ci mancherà. È stato con noi domenica scorsa, sì. È stato molto carino. Ma neanche lui conosceva la canzone, sapete, perché glielo ho chiesto l'altro giorno, ero in diretta Instagram con lui, neanche lui la conosceva. Sì. Bisogna che portiamo Franky in studio anche Raul, però. Adesso sì, lo portiamo. Sì. Magari Raul è più facile, che magari possa saperne qualcosa. Noi abbiamo un contributo, vediamo magari un po' di Tunga, se riusciamo. E poi abbiamo anche una rubrica, che sta per partire. Prima il Tunga con DJ Lopez. Perché se non mi caliente questa sera. Amore, sto arrivando, mia massa in lista. Mi scheda più 10, ci vediamo in pista. Non mi sento più la face, mi trovo nel backstage. Devastante, interessante. Un altro giro just in case, sta viaggiando nello space.
devastante, interessante. Questo tipo sembra proprio Simon Misato. Allora, contributo interessante che può alimentare un po' il dialogo di questo barettino che si chiama Party Virtuale. Veniamo direttamente a casa vostra. Allora, quando è arrivata Miss Keita all'interno del Tunga, cosa è successo? Noi mettavamo le canzoni di Miss Keita ancora quando lei non era ancora arrivata sulla scena, diciamo, popolare. Quindi riuscire a portarla, cioè noi la seguiamo veramente da anni, quando quando era di nicchia. Sì, era proprio solo video su YouTube. Quindi per me è stato un onore, e è perfettamente una Tunga. Miss Keita. Sì, lei è proprio Tunga, è Tunga. A livello di spirito è proprio esattamente quello che è. Infatti abbiamo già fatto due serate insieme, ne avevamo in progetto altre quest'estate, ovviamente adesso è tutto fermo. Lei ha anticipato tutti con la mascherina, comunque. Bravo! ha anticipato i tempi. Ma infatti noi il 5 gennaio, che abbiamo fatto serata con lei, il tema della serata io tutti i ballerini li avevo con le mascherine. Fatti di paillette. Adesso non so se tornare a ritirarle fuori per l'estate, perché le abbiamo fatte. Speriamo di no, ragazzi. Ma soprattutto le ballerine mi uccidono se le faccio ballare con le mascherine. Perché l'estate? Possiamo parlare e ridere. Ragazzi, 40 gradi è impossibile. È inammissibile. Inimmaginabile. Ragazzi, io ho un problema tecnico, ragazzi. Perché ho la batteria che sta lampeggiando del telefono, ma non ho il cavo, ragazzi, qua dietro. Guarda, noi Roberto ti lasciamo andare, è stato veramente non un piacere, non vorrei che cadesse senza salutare, capite? Questo è il problema. Certo, hai fatto bene a dircelo. Ragazzi, facciamo un applauso a Roberto Ferrari. Ciao belli, vado di piedi, che onore! È un piacere. È stato bene, Roberto? Una canzone nuova. È stato bene con noi, Roberto? Assolutamente sì, quando volete io torno, non c'è problema. Quando guarda, vuoi, molto volentieri. Poi molto proponi, volentieri, ragazzi. Proponi a Linus che veniamo tutti lì, facciamo la trasmissione su DJ. Dai. Eccolo, va, eccolo là. Allora, che sei già al quarto ospite di Radio DJ. La prossima volta, dai. Dai, mandaggio, grande. Sarebbe una figata. Oh, ragazzi, oggi veramente bombona. Roberto, ciao, Roberto. Ciao, Roberto. Ciao. Grazie. Ciao, ragazzi, ciao. È fantastico, Roberto, veramente mi è piaciuto uno stracasino. Vabbè, ragazzi. Beh, ci fa piacere questa cosa che ha lanciato Linus, vedi? Ecco, pian piano io cercavo di arrivare un po' di qua e di là, e vedi che ci espandiamo di giorno di più. L'impresa aumenta. Fatturare, ragazzi, fatturare, bonifico. Ragazzi, facciamo un appello alle TV. Ma noi stiamo benissimo, ma le TV quelle proprio che ci possono mandare sul territorio nazionale alla grande. Se ci volete prendere, magari anche dalle 2 alle 3 di notte, come ci hanno posto. A noi va benissimo, tanto siamo abituati a vivere di notte. Chi ci prende, ci prende, io me lo prendo, non c'è problema. Dire io me lo prendo, che qua può essere capito male. Scusate, tra l'altro mi è piaciuto tantissimo, c'era Samu che spalmava, mi piace. Adoro. Spalmare. Fatemi leggere un po' di messaggi, perché oggi ho un po' trascurato, ma insomma la puntata è piena di contributi. I messaggi del pubblico, un saluto da Claudia Barone, abbiamo Daniela Renzi, abbiamo Claudio Zanni e poi abbiamo Alfonso La Rossa. Forse ha visto qualcosa anche Sonny per quanto riguarda i messaggi, come quello di Omar Fiero che chiedeva a Leone dove era, ma credo nel giardino di casa. E poi dice ci sono i cavallucci del Cesena, quindi non so cosa sta a intendere Omar dicendo i cavallucci del Cesena. Cavallucci, ci puoi aiutare, Ugo? Sono i cavallucci, allora, sono quelli della squadra del Cesena. Il simbolo del Cesena Calcio è il cavalluccio, ragazzi. Perché Manuel è un grande tifoso, vero Manuel? Aspetta che non ti sentiamo, che ti arma Sonny. Esatto. Certo. Assolutamente. Ragazzi, io ho preso casa apposta vicino allo stadio, adesso sono dovuto andare via, ma l'avevo presa apposta. Eri comodo, ce l'avevi preso un piano alto, così vedi la partita gratis. No, però proprio ero a 2 minuti.
Ti faceva bene, allora abbiamo sul un servizio che sta per partire. Ecco qua intanto... Bello, grazie Lopez! Del Cesena, squadra... Adesso in che serie è Cesena, Manu? Lega Pro. Come, scusa, non ho sentito. Lega Pro, Cesena? Sì. Scusate, non so se era già stato letto da Daniela Renzi che voleva sapere dove era preso il Catapi. Lo dico come Irene o come Lisa? Come Lisa, perché il cavatappi è di Lisa. Ah, allora, ho trovato questo cavatappi in Grecia, perché in Grecia questo chistu cose è una cosa che porta fortuna e lo tengono tutti quanti di varie misure, cioè lo puoi trovare piccolino a portachiavi, puoi trovare un po' più grande ancora, e poi ci sta maxi misura, quindi lo potete trovare in maxi misura se volete. Io non posso viaggiare perché mi hanno detto che non posso fare niente, però quando torno magari in Grecia, tra l'altro in Grecia ci stanno le carte quelle da gioco con quelli greci che stanno con le posizioni quelle tutte così, con il posto così, e quindi niente, ho preso questa cosa per portare fortuna e l'ho portato pure un po' di amici, quindi se volete la prossima volta ve lo porto. Lisa Fusco, ti voglio chiedere una cosa, ma proprio per avere un parametro io, quello lì che hai, me lo fai vedere un secondo? No, questa è media misura. No, questa è media misura, è pure un colore, è l'arancione, porta fortuna perché il è quello del tramonto, e quindi mi piaceva sempre questa cosa, c'è scritta pure Grecia, guarda. Ma come lo usi? Mortificato, per quale ragione? Lo usi contemporaneamente, cioè nel senso... Non ho capito, caos! No, io l'ho già cattata perché mi piaceva un attimino questa cosa che poteva aprire le bottiglie, sì. Cioè, vai contemporaneamente, aprire. Dico, cioè nel senso, mentre apri la bottiglia, però, l'apri mentre ce l'hai, no. Non so, cioè, se i greci lo utilizzano per altre situazioni, io l'ho già cattata perché mi piaceva questa cosa che teneva una forma particolare perché portava fortuna, però comunque, sì, in tempi di guerra, in tempi di quarantena lo potevo usare per qualche altra cosa, cioè Garris, se vuoi lo presto così lo puoi utilizzare. Volevo sapere solo da Manuel se il Cesena rischiava di venire su quest'anno e quindi era in alto? C'era ci poteva essere possibilità, le cose stavano andando meglio, purtroppo è successo quello che è successo, però ci riproviamo il prossimo anno, dai. Vabbè, dai, vediamo, poi non si sa se questo campionato verrà finito d'estate, non verrà finito mai, magari questo Ugo, che è un ex calciatore che ha giocato anche a alti livelli, ci può dare qualche informazione. Per me, Franky, la Lega Pro e la Serie B e tutti i campionati minori non riprenderanno, okay. Lo dico io. Quindi come detto, sia quindi... a settembre si riparte magari come se fosse il campionato dell'anno scorso. Sì, sì, forse la Serie A ricomincerà però senza spettatori, mamma mia che disastro, brutto. Si parla del 31 maggio, si parla. Sì. Ecco, vediamo, comunque Sandy c'è da lanciare uno dei nostri servizi, non facciamolo aspettare. Hai ragione, questo è uno dei primi servizi che è partito nel contenitore di Party Virtuale, e oggi abbiamo la Smart Dance Chart, quella che Pando e Fede ci faranno ascoltare, e Pando con il microfono ci illustrerà, parlerà delle 5 canzoni più ascoltate. Vai! Oh, bene, bella, bella questa! Every day I'm shuffling. È una classifica speciale, quella di sabato, c'è la Smart Dance Chart. Ed è la prima, quella di sabato 18 aprile. Pensate che oggi abbiamo 5 canzoni e non 3 come gli altri giorni, perché il sabato si balla, anche se a casa, ma si balla. Incominciamo subito con una canzone cantata da una ragazza di La Spezia, di 16 anni, che ha spopolato un po' dappertutto quest'anno. È Bendo di Anna, numero 5. Siamo nel Bendo, sopra il booster, hanno fatto che non ho paura di buste, mando tutto io, sbatta il sito, ti ho passato il scuro sopra questo sito. Tipo dai, comandate! Bendo, sopra il booster, Matteo Pando al microfono, Fede in regia, era Anna, i suoni di Andri J che ha remixato Bendo al numero 5. Al numero 4, ragazzi, c'è un disco raccomandato, è stato sufficiente un bonifico alla Poste Pay di Franky per far entrare DJ Pando e Lopez, numero 4 con Phil. Wow, balla balla Phil! Capito qua? Guarda come balla di Tunga! Guarda il piccolo Caos che balla! Questa piace anche a J-Steve!
La musica virtuale, la discoteca virtuale, quella della Smart Dance Chart, erano DJ Panda e Lopez, direttamente dalla parte virtuale al numero 4. Al numero 3 è una canzone molto adatta al periodo della quarantena ed è realizzata da Rudy J, Eddie Amaro, si chiama Laviamo le mani, numero 3. Laviamo le mani. Laviamo le mani. Come siete tamarri, Panda e Fede? Siamo nella zona alta della Smart Dance Chart di sabato 18. C'è anche una confezione di Amuchina nel CD singolo in omaggio per tutti. Rudy J ed Eddie Amaro. Ci avviciniamo alla prima posizione, ma passando da un'altra canzone molto adatta a questo periodo, è quella dei Les Flam con Quarantena. Numero 2. Lunedì sera la quarantena, martedì sera la quarantena, mercoledì che mal di testa, ma sono stata in quarantena. Giovedì sera la quarantena, venerdì sera non volevo starci, ma con te mi ha detto di starci, quindi sono stata in quarantena. Quarantena, Les Flam al secondo posto della Smart Dance Chart, vedo che piace anche molto agli amici del Tunga. È finalmente arrivato il momento della prima posizione, che è occupata dalla canzone del momento, Bravi qualche anno fa, che ha sfondato solamente ora grazie ad un meme presente su TikTok e Instagram. Stiamo parlando di Astronomia. Milestone and Tony G. Numero 1 nella Smart Dance Chart. Astronomia di Milestone and Tony Hige al primo posto della Smart Dance Chart. L'appuntamento alla classifica domani all'interno del nostro programma. Grazie a tutti da Pando. Bravo Pando! È il nuovo Joslen! È il nuovo Joslen! Di Turing! Bravo, bravo! Allora, vi è piaciuta Tunga la classifica di Pando di oggi in versione smart? Bella carica! Ci ha fatto venire voglia di fare l'aperitivo. Lo so, Pando ce l'abbiamo. Voi lì qualcosa per prepararlo ce l'avete? Avete adesso... Siete attrezzatissimi. Sì. Sì, mi ha vinto, ho fatto anche il bartender, quindi me la cavo. Ah, fantastico. Vedi, bisogna fare Samu di necessità virtù, no? Ovvio, come tutte le cose. Facciamo una serata allora, dai. Però, virtuale? Ari, dai! È difficile bere virtualmente, però. No, io bevo realmente, cioè proprio non mi faccio problemi. A me tutti i giorni è festa. Volevo chiedere una cosa a Pando, sei contento Pando che ogni volta che parte la Smart Chart c'è sempre il naturale applauso di tutto il pubblico presente, quindi c'è un grande successo all'interno del nostro contenitore? Assolutamente, mi fa piacere, secondo me abbiamo anche molta astinenza, abbiamo voglia di uscire, abbiamo voglia di incontrare gli altri, anche di ballare, forse anche questo è il motivo del successo della Smart Chart. Beh, devo dire che se parli di astinenza... Pando? In che senso? In tutti i sensi! Che la Renzi ha scritto complimenti a Pando, secondo me, dice, ve lo ruba Radio DJ, e anche Sandro Murru, che è stato un nostro amico del programma, ci saluta, quindi insomma Pando, tutti ciao, Sandro. Ciao Sandro, ciao, grandissimo, ciao, Sandro. Ciao Sandro, aspetta che lo vuole salutare sicuramente anche JC, che lo conosce bene. Ciao Sandro, ti aspettiamo quando vuoi, le nostre porte sono aperte. Lo dobbiamo far tornare JC, perché Sandro è veramente tanta roba, cioè uno veramente preparato, forte. Sì, poi l'altra, l'avevo messo anch'io nella mia rubrica l'altra volta, un suo pezzo con Vincenzino, quindi insomma è ormai di famiglia. Assolutamente sì. Allora, volevo fare un po' di spoiler alla puntata di domani, quella della domenica, che adesso Lopez ci fa vedere in anteprima sul video, una puntata importante perché è dedicata a Irene, faccio tornare Irene, al doppiaggio, cioè ai doppiatori.
Assolutamente sì. Allora, devo dire la verità, ho voluto fortemente questa puntata perché comunque io in primis mi sto affacciando a questo settore anche molto difficile, perché può sembrare semplice ma non lo è. Domani ci sarà Angelo Mangi, che ricordiamo è la voce di Tony Stark, è la voce del commissario Winchester, di Hugh Grant, Tom Hanks e tanti altri. Poi c'è Gabriele Sabatini, anche lui un grandissimo doppiatore ma anche attore, e non di meno Mirko Cannella, anche lui attore e doppiatore, tra le altre cose voce di Rio, della Casa di Carta, che in questo momento insomma è molto in fermento come serie televisiva. E quindi domani puntatone dedicato al doppiaggio. Allora facciamo un mosaico, alza la mano chi guarda la Casa di Carta, così vediamo. Casa di Carta, c'è Sansi, io sto finendo la prima parte, prima serie oggi. Ma beato te, io me la sono consumata. Cioè, scusate, poi Irene, vorrei fare una domanda. Assolutamente sì, è un calcio. Mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Vabbè, detto questo, allora prima di concludere, però io in realtà volevo in maniera seria, torno un attimino in me, fare una domanda ai ragazzi del Tunga, perché ovviamente parlando di format, magari vediamo che sì, sono nel corso degli anni hanno sfornato tantissimi format, ma molti dei quali non hanno avuto un proseguo poi dal punto di vista artistico. Perché ovviamente per strutturarsi come format è importante avere dei requisiti. Quindi che consiglio dareste ai giovani emergenti che hanno voglia di creare dei nuovi format? Come è possibile andare avanti nel tempo e comunque consolidarsi come format? Allora, cosa ti devo dire? I miei segreti? No, no, non voglio sapere i tuoi segreti. Guarda, no, ti dico la verità. Consiglio tecnico. Ti dico la verità. Io ai miei ragazzi gli dico sempre di salire sul palco e divertirsi. È la prima cosa. Bisogna essere reali, bisogna creare un contatto con il pubblico davanti. Io negli anni, cioè ormai 11 anni ne abbiamo passate, e già i format così tanto di solito non durano. Esatto. Quindi ho dovuto superare delle difficoltà anche a livello di età. Io ho 40 anni, lei ne ha 25. Viva Dio! Le ballerine con cui ho iniziato, ovviamente adesso una ha due figli, quindi anche il ricambio dello staff è molto fondamentale, perché iniziare in un modo è facile, ma è il continuare che diventa un po' più difficile. Però io sempre ai miei ragazzi gli dico sempre di non fingere, perché tanto la finzione su un palco la prima volta non si nota, ma la seconda sì. Esatto, arriva subito. Lo sai che mi piace un sacco quando parli, perché dici delle cose nelle quali io proprio mi riconosco al 100%. Cioè, cioè, a me il Tunga, ragazzi, fate un applauso al Tunga per favore, perché sono troppo belli questi ragazzi. Sono belli, io l'ho vissuto in prima persona quando vivevo in Emilia-Romagna. Sono andata un sacco di serate, da quelle del Cocorico a quelle in spiaggia. Ho proprio vissuto sulla mia pelle a Chiappa Bella Tesa. No, in termini di Chiappa Tesa. Ho ballato con Chiappa Tesa, è fondamentale la Chiappa Tesa. L'unica pecca che non hanno mai preso Gary Chaos come DJ, però vabbè, dai, ci posso. Li perdono. Ma ha appena detto che voglio il ricambio generazionale. Ah, sì, dai, prendi me, che ormai sono andato. Ragazzi, ma Gary Chaos è un internazionale, oh ragazzi, perché la gente secondo me si inibisce quando sente Gary Chaos, fa vorrei prendere un DJ, c'è Gary Chaos, no, non ce la faccio. No, costa troppo, lo so. No, davvero, a volte si succede, perché uno magari dice, voglio fare qualcosa di un po' più ristretto, Gary è un grosso. Ma sì, ma noi io credo che in tutto questo siamo arrivati addirittura d'arrivo, perché purtroppo il timing e il clock ci porta a dire questo. Solo un secondo, perché almeno una rubrica, in realtà hai ragione, però mancherebbe un minuto, dobbiamo fare. Voglio solo ricordare, prima di fare il lancio dell'ultima rubrica e dei saluti, che lunedì ci saranno Andrea Mingardi, lo possiamo dire ufficialmente, in puntata, e Fabio Fianello, che è un regista molto bravo, che peraltro farà un regalo, e non vi posso dire come, agli ascoltatori e spettatori di Parti Virtuale. Martedì avremo altri ospiti importanti, con Daniele Cangi, la ballerina Francesca Del Toro, e Valentina, la mamma di Giorgio, che è un'espertissima
di Instagram, ci dà delle indicazioni per iniziare a essere potenti anche su quel canale. Sonny, fai l'ultimo lancio dell'ultimo servizio e poi dopo salutiamo gli ospiti e chiudiamo il programma. Questa è una piccola... E la prima onda, in pratica avremo 5 canzoni in 30 secondi mixate in diretta, però ovviamente in video. Questo ci pensa Lopez, il genere che vi farà ascoltare oggi è la dance e si chiama Clip Video Trip. Andiamo video trip. Ragazzi, mezz'ora che provo a parlare, siccome è una rubrica nuova, io direi che la iniziamo domani e lascio il campo alla rubrica di Gary che è già iniziata, che la fa tutti i giorni. Ammazza, ma è questo cambio, no? Infatti io sì, no, in realtà volevo fare io domani quello, però è uguale. Allora vado io, come non detto. Vai, non ti preoccupare. Andiamo, come c'è? Cazzotti. Siamo curiosi di vedere, anche perché insomma, almeno una novità, dai, non mi è ormai partita e consolidata. Quindi... Consolidata e seguita. Dai, vediamo un attimo. Vai. Vado io, sono in ridito chiacchiere che devo prepararmi. Okay. Allora ragazzi, vi volevamo raccontare una storia molto molto bella che è nata proprio oggi. Si chiama... no, io farei una cosa ragazzi, la regia audio è pronta, io farei partire la sfida del Gary Beat. Vabbè, a sto punto sì, facciamo. Gary Beat, vai. Gary Beat. Allora, la Gary Beat sono le scommesse musicali di Gary Chaos, vai Gary. Devo aspettare la sigletta sto giro o no? Ma no, no, perché facendo un po' di confusione, facciamo così perché... chiudiamo, dai. Ragazzi, allora, prendo un attimo io la cosa in mano perché c'è un po' sfuggita la situazione, quindi non andiamo nel panico, non è importante se non c'è la rubrica, la possiamo fare domani. Facciamo partire in questo momento la rubrica di Lopez che si è già preparato per lanciarla e poi subito dopo faremo i saluti. In realtà che non avevamo le rubriche, stiamo cercando di tirarla per le lunghe. No, non è vero, dai, sto scherzando. Ma in realtà se faccio una cosa, vado a leggervi un po' di cose dal web. Allora, fammi vedere, saluti da Jerry che ci fa da mangiare, ci fa venire fame. Poi abbiamo, ecco qua, la sigla. Clip, video clip. Succede. Bene ragazzi, allora si vede che domani la manderemo, Lopez, non ti preoccupare, affiniamo tutto. Io voglio far partire i saluti di questa puntata che al di là di tutto è stata una puntata esplosiva. Voglio fare un saluto a Roberto Ferrari di Radio DJ che è stato un onore ovviamente ospitare, e voglio salutare questi carichi amici del Tunga, Samu e Savanna. Ciao Samu, ciao Savanna, ciao ragazzi. Dai ragazzi, faremo un pulmino appena riaprite, veniamo tutti. Siete stati bene, vi siete divertiti? Grazie. All'interno del nostro contenitore molto, sì, tantissimo molto. Almeno ci siamo visti, Franky, abbiamo passato 1:20 in compagnia, porca miseria. No, veramente, non vedo l'ora che ci sia la possibilità di rincontrarci perché ho tanta voglia di vedervi, vi voglio tanto bene e soprattutto vi stimo davvero di brutto. Ciao, grazie belli! Mille. Quando ripartirà tutto lavoriamo tutti insieme. Dai! Gary ha già messo a disposizione la tenuta per fare un mega party, magari esatto. un Tunga party anche lì. Allora, così Irene mi può prestare quelle scarpe. Amore, quando vuoi, tanto sono numero 4. Se vuoi, ho proprio un'attrezzeria qui che fa per me. Serve il cavatappi. Non ti preoccupare, ho tutto. Ho anche la luce, guarda che a un certo punto va via, fa tipo strobo. Bello. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine, io ringrazio ovviamente gli ospiti e ringrazio anche la squadra a partire da Federico Di Gesù. Ciao ragazzi, grazie di essere stati con noi a Party Virtuale. Io vorrei fare un saluto a Irene Antonucci e Franky DJ, i nostri presentatori e conduttori. Ciao belli! Grazie!
Partiamo a fare un saluto alla squadra di Party Virtuale, un saluto da parte mia, Fede D, per la regia audio, un saluto al DJ Lopez per la regia video, un saluto al grande Pando per la classifica in chart e il contributo in pillole che vedrete già pubblicato sul profilo. Un saluto anche a Sonny per il contatto con il pubblico, a JC per la sua JC Curiosity, al grande Gary Chaos per la Gary ufficiale. Passiamo con gli amici del programma, il grande Manuel DJ, DJ Hans, Mugo, il grande Strocchi, ma ultimo e non ultimo, il nostro super barman Manuel il Leone. Hans, Manuel DJ, Mugo, Manuel, Giulio Strocchi, che saluto, International Blog è stato presente, ci hai spammato, Giulietto? È sparito, ha detto sta di facendo sì, sì col pollice, dice di poi sì, dice di tutti, sì, grande, sì, 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 no, era aperto, era aperto. Siete anche in diretta su International Blog e sul mio canale Twitch. Ciao, mi raccomando, che ci teniamo, eh. Alla allora, Lopez, domani faremo partire invece questo servizio molto interessante legato al video mix, sarà tutto pronto, quindi direi che possiamo dire sigla. Un saluto a Franky Chiappinelli. Grande, io vi aspetto stasera per la diretta. Abbiamo creato aspettativa. Vai, 3, 2, 1, 0. Are you ready? Let's go. Just like that. Finisce così, ragazzi, è stato bellissimo, ci vediamo domani, doppiatori alle 18, siete belli, siete forti, siete parti di quale si paga la consegna. Ciao a tutti, ciao ragazzi, a domani.